Dei vari uomini che fu Silvio Berlusconi, come ha ricordato nella toccante omelia l'arcivescovo di Milano Delpini durante le esequie della scorsa settimana, credo che il compito di quest'Aula in questa giornata sia quello di concentrarsi sul Berlusconi uomo politico. E su questo è stato detto tantissimo soprattutto dai suoi detrattori. Chi per 30 anni ha raccontato che Silvio Berlusconi è sceso in campo, è entrato in politica per tutelare i propri interessi personali o per tutelare, come abbiamo sentito poco fa, degli interessi di parte. Ecco, io credo che a distanza di quasi 30 anni e dopo la sua scomparsa, quest'Aula abbia tutti gli elementi per fare una valutazione oggettiva su quella che è stata la scelta di Berlusconi di impegnarsi in politica e quali sono state le conseguenze del suo impegno politico. E per capirlo penso che la cosa più semplice sia ricordare com'era raffigurato e raccontato Berlusconi prima del 1994. Tutti gli osservatori del tempo, prima della discesa in campo nel 1994, sostenevano che l'impero mediatico di Berlusconi potesse portarlo a competere, a essere l'unico vero competitor a livello globale di un gigante come Murdoch. Una rivista francese molto nota, e sappiamo che i francesi quando c'è da fare complimenti agli italiani sono abbastanza parchi, fece un titolo sulla copertina scrivendo i condottieri e mettendo le foto di Agnelli, Berlusconi, De Benedetti e Gardini, raccontando poi all'interno nell'articolo come questi quattro imprenditori, per la loro capacità, il loro capitale, la loro potenzialità economica, avrebbero potuto trasformare l'Italia in un gigante. Ecco, questa era l'immagine di Berlusconi prima del 94, e ometto i successi dal punto di vista sportivo che gli avevano dato altrettanta fama. Dopo la discesa in campo, invece, come ha vissuto Berlusconi? Berlusconi per 30 anni è stato perseguitato dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista mediatico. Berlusconi ha dovuto passare 30 anni a difendersi da accuse infamanti che ne hanno sicuramente condizionato anche lo stato di salute. Berlusconi, che è stato per 4 volte Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dovuto anche subire l'umiliazione della cacciata dal Senato della Repubblica. Ma quello che dice chi è stato Silvio Berlusconi è come lui ha reagito a quella cacciata. Chiunque altro si sarebbe fermato. Silvio Berlusconi ha continuato a lottare con grande umiltà fin tanto che nel Senato ci è ritornato dalla porta principale. Questo dice chi era, cosa rappresentava e cosa ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Non mollare mai, lottare sempre per il trionfo della verità e della giustizia. E quindi mi pare evidente che Silvio Berlusconi non ci ha guadagnato niente dal punto di vista personale entrata in politica, ma l'ha fatto perché c'era una grande parte del Paese che aveva bisogno di essere rappresentata, questo è vero.